Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Come avete visto, ho già sistemato un pochino casa. Continuerò oggi pomeriggio. Oggi mi dovrei anche allenare. Come vedete, sono bella truccata, preparata. C'è anche il signor Christian. Buongiorno. Allora, dobbiamo andare a Lidl e poi voglio prendere finalmente un po' di fiorellini, sperando di trovare quello che voglio io. Perché il fiorellino io non gli basto. Cioè, guarda, se tu fossi fiorellino. Tu sei un crisantemo. Va bene, ragazze, tanto ci aggiorniamo poi più tardi. Deve fare un po' di spesa per lei. Ciao. No, non è bello, non dire le bugie. No. Pochino. Eccoci tornati a casa, ragazze. Vi ho posizionato qui, tanto non è chissà che cosa abbiamo comprato, quindi ci metto molto molto poco. Siamo Allora, passati alla Lidl, yes, tutti a Lidl. però per fortuna non è che ha speso chissà Meno che male, cosa. visto? Che tu prendi, dici sempre che devo comprare tutto E io. poi Mi fai parlare un attimo? Allora, abbiamo preso questo bel paccone di fazzoletti, così almeno siamo a posto. Quanto hai speso, Cristian? poco, Dai, su! Sì, 27 centesimi. 27 Bacano. centesimi! 27 euro, però stavo pensando, ma com'è la busta costa 20 Ma centesimi? veramente? No, che scioccante, ragazze! Tu che non vuoi mai portare le Non lo che non la voglio portare, che ce l'avevo in macchina, eh. buste! Vabbè, Ma comunque. possibile che la busta sta 20 Ma centesimi? No, 10 centesimi l'uno. Ah, ok. Allora, ragazze, ho preso gli dischetti questi qua struccanti. Comunque Lidl c'ha questo pacco bello grande, costa 99 centesimi. Voglio dire io che cosa mi sono comprato. Allora, poi mi sono Diglielo, va, comprato diglielo. Un bel cornetto, un croissant. lato panetteria, Sì, no? C'hanno i mamma croissant, le mia, cose. Ho preso un buono. cornet, un croissant all'albicocca, mi dovete credere. Ma credetemi, era Sì. buonissimo ed è Ma io non molto. l'ho È assaggiato. forse anche più buono di alcuni cornetti dei bar. Vabbè, ma Pensate. sicuramente. Poi ragazzi, ho preso le veline per me, per la mia postazione in mercato. Le Si chiama le veline, veline? no? Magari. Zitto, sciocco. Poi ho preso cioccolata fondente, questa qua al 74%. Poi abbiamo preso, queste qua sono i fruttini, quelli alla mela per Francesco, che a Sì, lui gli piacciono lo tanto, svezzamento. continua. Compragli la mela. Poi abbiamo preso, gli estate, mamma perché si fa buio poi? Ok, gli estate questi qua, sempre per Francesco. Poi abbiamo preso le banane e poi ragazzi ho preso, vabbè, una barretta per me oggi che mi devo allenare e ho deciso di mangiare questa qui. Poi ho preso, un attimo, moment please, Christian, due yogurt, questi qua greco per me. Volevo prendere quelli là, proteici, però c'erano i gusti che a me non mi piacciono, quindi ho preferito prendere questi. Poi Auguri. Christian ha preso a Francesco una pizzetta, questa qua con le patate. Beata loro che mangio. Beate loro! Poi una bella confezione di cotton fioc. Oh, top! Che tu lo usi per struccarti? No, io lo uso per Rick. Non si usa. Io lo uso, non mi trovo senza, ragazze. E che devo fare? Poi una busta di latte, sempre per moi. Poi, aspetta. Poi le salsicce, perché tu stasera che mangi? Che Facciamo fa? le salsicce e Tanto facciamo. stasera gli fai vedere come le fai queste salsicce con i fagioli? No, facciamo i funghi. Non li faccio più, no? Ah, è bello, questo quando li fai? Faccio le salsicce e mangiamo i funghi come Ah, hai contorno. ragione. Dai, la Va prossima bene, volta. lo so. Poi, pomodori questi qua, ragazzi, che sono buonissimi, anche da mangiare così con diciamo crudi. Poi ho preso un avocado, ma questo lo mangerò tra un po' di giorni perché ancora un pochino ci si deve Tra un maturare. po' di giorni lo trovo anch'io l'avvocato. Perché qui bisogna Madonna. iniziare la pratica del Per essere divorzio. come ci sta senza me. Mozzucchero senza caffè. I funghi, così li faccio stasera per loro due. Poi ho preso per me il igienizzante per le mani, lo devo mettere in macchina, quindi lo metto qui, così dopo quando vado. Ragazze, ho visto a Lidl c'era lo stand piccolino nuovo di make up della Sien powder. Io ho preso il powder blush glow
Volevo prendere, c'era il fondotinta, mascara, il kajal nero e poi mi sembra che era cipria e terra, però la terra era troppo chiara e non mi convinceva, come non mi convinceva neanche il fondotinta perché erano troppo chiari. Però questo blush così, vediamo se si può rapino e con fezzi è chiuso, vabbè, poi ve lo farò vedere. Quando... aspetta, non lo voglio vedere. Aspettate che lo apro. Non lo riesco, ma perché mi chiudono così? Un momento, Nel frattempo, se volete scendere a fare la spesa, ci avete il tempo. Potete andare alla posta a pagare i bollettini. Dai, non posso lasciare. Potete iniziare a prenotare le vacanze dell'agenzia di viaggio. A proposito, ragazzi, andate in vacanza quest'anno? Voi andate. Ecco qua. Vediamo un po' com'è, vediamo un po'. Bello. Poi a me questa tonalità qua mi piace tanto. Sì, si vede. No, non ha odore. Comunque poi lo voglio usare e vi farò sapere. Il blush mi convinceva a 1,99 €. Il fondotinta veniva a 3,99 €. Era quello che costava di più. Ah, poi c'era anche l'acqua micellare piccolina. La volevo prendere, però mi dispiace prendere troppe cose così. Intanto ce le ho. Va bene. Allora stava dicendo, andate in vacanza. Se volete dei consigli per andare in vacanza in Puglia, scrivetecelo che noi possiamo dare due consigliamo posti, due benissimo. Posti che conosciamo benissimo che sono il top del top. Perciò se siete interessati e volete, che può darsi, sperando che andremo anche noi quest'anno in vacanza, può darsi, me lo auguro con il cuore, mi auguro con il cuore, però okay, sarà volete. Tutto last minute, come si dice, last minute, second, no, minute, second, ultimo secondo. Ultimo. Allora, andai in vacanza, sì perché per adesso non si può organizzare niente, nada di nada. E niente, ragazzi, adesso metto a posto. E fate i fiorellini. Ah, dopo tanto li faccio vedere. Vabbè, li faccio vedere dopo. La menta, il basilico. Ah, proprio la menta, il basilico, la menta per Francesco perché lui che fa i cocktail gli serve. E il basilico, vabbè, anche per noi, per cucinare e quant'altro. Vabbè. I fiori abbiamo preso, che erano i gerani, no? I gerani, ho preso solo due perché devo completare la fioriera, quella che sta dietro. Vabbè, poi faccio vedere. Ci vediamo dopo. Ciao! Allora, ragazze, come avete visto, ho pulito il bagno, ho lavato a terra perché non l'avevo fatto stamattina. Allora, vi volevo dire una cosa. Ieri mi sono fatta il couscous per la prima volta, non l'avevo mai assaggiato e devo dire che è buonissimo. Vi volevo far vedere quale ho preso io perché poi non ci vuole assolutamente nulla nella cottura. Volevo far vedere qual era quello che ho preso io. Aspettate che tolgo la chiusura che c'ho sopra. Questo qua, la marca penso che sia Pedon. Dico bene, Cristian? Pedon couscous. Ragazzi, è semplicissimo. Dovete far bollire l'acqua, cioè l'acqua bollente. Io l'ho fatta un po' bollire e poi dopo la mettete dentro, lasciate 5 minuti ed è pronto. Devo dire buonissimo. Io ieri ne ho fatta abbastanza, sia per ieri che per oggi a pranzo. E adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Io non ci ho messo nulla di chissà che, olive nere, olive bianche e mais. Poi l'ho condito con come si chiama quella spezia che metto sempre io? No, il curry, per non metterci il sale, ragazze. Il curry è un pochino di aceto balsamico, ovviamente un filo d'olio. Buonissimo. Cristian, vabbè, mangerà la pasta con le lenticchie, sia lui ovviamente che Francesco. E questo è quanto, ragazze.
E mo tra un po' noi pranziamo, io ho una fame incredibile. Ah, poi guardate Christian, eh? Cioè, Paolo, per favore. Ieri ho fatto le fragole, sono rimaste ovviamente un pochino. E apri un po', fa vedere, va? Eccole qua. No, ma io mangio direttamente lì dentro. E certo. Fragolino. Le fragoline, c'ha pure la panna, si è sistemato tutto qua, lui, bellino, bellino. Io mangerò, vabbè, quello, dopo mangio anche questo. Però me ne mangio metà e metà le mangerò stasera. I fiocchi di... È bellino, signorine. Hai visto che Cristiano mangia? Mangia, ma... Ascolta, ma io ho messo pure la banana, mangio pure la banana. Certo. Cioè, si fa a Macedonia. E va bene, ragazzi, ci aggiorniamo più tardi. Sì, guarda, che la metto dentro la banana. Ce la puoi anche mettere, beh, però se mangi la panna pure. Oh, mamma mia, che... Ma che sogno fai? Va bene, ragazzi, ci vediamo più tardi. Ciao, buon appetito. Ciao. Allora, ragazze, sono qui già pronta per allenarmi. Per fortuna che ieri sono andata a camminare, perché comunque oggi la giornata è bella, però c'è tanto vento e devo dire che è anche un pochino più freddino rispetto a ieri. Quindi tanto oggi non era nei piani di andare a camminare, perché finché che per me il tempo non è proprio perfetto, vabbè, che non è freddo e che non ci sia tanto vento, dopodiché ci andrò molto più spesso e farò solo due allenamenti a settimana e poi tutto il resto andrò a camminare, perché ragazzi, a me camminare mi fa veramente tantissimo alle gambe, me le snellisce tanto, mi sento meglio, cioè io amo proprio andare a camminare, poi cioè, perché vedo comunque molti molti più risultati. Ovviamente gli esercizi vanno fatti, come ripeto, perché comunque dobbiamo ovviamente tonificare, perché sennò dopo, se andiamo solo a camminare, la gamba non è bella, diciamo, bene formata, nel senso col poco il muscolo e tutto il resto. Quindi ovviamente quello bisogna farli per forza, però comunque quando io poi abbino proprio fisso tutti i giorni camminata, esercizio, vedo veramente una differenza incredibile. Quindi non vedo l'ora, speriamo che questo tempo si decida a stabilizzarsi più che altro. Comunque vi voglio far vedere un attimino, perché comunque in tante di voi, specialmente su Instagram, mi chiedete quali sono gli esercizi che vado a fare io. Adesso giro e vi faccio vedere, così almeno se volete provare andate ovviamente su questi video qua e li potete fare anche voi. Adesso vi giro. Allora ragazzi, adesso vado a fare proprio questo qui che dura 26 minuti, se no ce n'è un altro che dura 45 minuti. Oggi vado a fare questo e poi subito dopo questo farò 11 minuti solo di braccia. Questo qua non è tanto, cioè non è chissà che, è una cosa comunque abbastanza semplice, non è che vi stancate chissà che, però per adesso per me va bene così, è giusto per andare un po' a tonificare le braccia. Questi qua che c'è scritto, vedete, gambe, addome e glutei, proprio è perfetto, perché comunque andate a fare le gambe, andate a fare gli addominali e i glutei, e devo dire ragazze che comunque non è... cioè io sinceramente va bene, cioè ovviamente sì, lavorate, ma non è chissà che, quindi va, penso che comunque va bene un po' per tutti, ecco. E niente ragazzi, quindi adesso inizio, perché comunque è già abbastanza tardi, ma adesso non ricordo che ore sono, perché oggi mi sono messa sul sito di Shane e non mi sono mossa più, ho messo tante cose nel carrello sperando poi di poterle comprare. Va bene ragazzi, io adesso mi alleno e poi tanto noi ci vediamo dopo. Ciao. Allora, vi ho messo anche qui un po', diciamo, posizionato, così vedrete un po' gli esercizi che faccio. Ovviamente non riprenderò tutto, perché come avete visto dura 26 minuti e non mi sembra il caso, giusto un pochino. Non vi ho fatto vedere che io ho messo anche i pesetti alle caviglie, le metto quasi sempre, a volte le ho messe anche per andare a camminare, però purtroppo dopo un po' mi fanno male, perché comunque il laccetto struscia un po' vicino alla pelle e mi fanno male, quindi mi dispiace, perché comunque fa bene andare con i pesi, è meglio, però va bene, le uso almeno per fare gli esercizi in casa, ci riesco benissimo, cioè riesco a sopportarli, ecco. E va bene ragazzi, io vado, inizio, a dopo, ciao, buoni.
Allora, ho finito finalmente. Adesso mi mangio la barrettina che vi ho fatto vedere stasera e poi vado subito a fare il resto. Così dopo preparo, devo fare i funghi stasera come contorno e a pulirli ci vuole un po' di tempo. E quindi adesso mangio e noi ci vediamo dopo. Ciao! Hola! 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 Ciao! Quando stavamo in Spagna, poi vi racconto questo aneddoto. Va bene, sì, sì, perché adesso ragazzi sta anche si sta scaricando la telecamera. Voi vi starete rompendo i zebedei, perciò però è arrivato. Comunque ragazzi, la cena è pronta, Sono le chiare, sono di subito, veloce. Veloce, 7. Cioè, ragazzi, ho fatto tutto. Cotto le salsicce, cotte Cristian. Ho cotto i funghi, devo solo cuocere per me il petto di pollo, ma non ci vuole niente, e mangiamo. E adesso veniamo ai nostri saluti grigioli. Inizio io? Vai. Ok, salutiamo Simonetta Bianchi. Olè. Bacione. Ciao Simonetta. Poi io saluto Franca Erario. Mua. Un bacione grande. Poi salutiamo Marilena Schiavone. Un bacione. Rita. D'Amico. Rita D'Amico. Mua. Un bacione Rita. Poi salutaci tu che non si crede. Sì, poi salutiamo Giuseppina Ritunno, mi sembra. Olè! È scritto buono. Giuseppina, scrivici, da scritto, si ha detto bene. E poi Annunziata Casale. Un bacione, Annunziata. Poi salutiamo Rosetta Maiorano. Ah no, pensavo che già l'avevo detto. No, Rosetta Maiorano, sì, un bacione Rosetta. Eri nei suoi pensieri, vedi? Sì. E poi mi sembra che sia una new entry, Stefania Spoletti. Un bacione Stefania. E poi salutiamo Mariarca che ci chiede di salutare la bimba Aurora di 5 anni. Aurora. E Valerio, però c'è scritto anche Mariarca, ma non so se mi sono confusa io. Comunque salutiamo, un bacione. Salutiamo anche un'altra Mariarca. Ai due bimbi in particolare, Aurora e Valerio. Aurora. Aurora è 5 anni. La bimba che canta. Non mi quella ricordo. Che ci ha mandato i vocali. Non mi ricordo. Mi sa proprio che lei. C'è la memoria. Io mi ricordo pure. È la bimba che ha mandato i vocali che ha detto che la facciamo tanto ridere. È probabile. Mi sembra che lei. Non lo so. Che sta capo che se non è buona. E sono finiti i saluti. E niente ragazze, speriamo come sempre di avervi fatto compagnia, come ci dicono sempre, che tutta la tristezza, ci dicono anche che non annoiamo mai. Brava. Siamo felicissime, vi ringraziamo perché noi ci andiamo sempre nel panico che possiamo, no in panico no, che possiamo scocciare, amo, ma alla fine se si scocciano sai come si dice, cambiano canale. Che dobbiamo fare? Vabbè lo so, però visto che ne so, io sono fatta così, non ci fate caso. Quindi se il video vi è piaciuto, spolliciate il pollice in su, se vi va iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram, ve lo scrivo sempre qua, e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Che chiacchiere che te stasera. Ciao!